È da poco spuntata l'alba. Centinaia di giovani ballano nel deserto di Reim, al confine con la striscia di Gaza. Sono felici, ignari che la morte sta per arrivare per molti di loro. Nel cielo compaiono nuvole di fumo. La sequenza successiva mostra giovani in fuga. Nel sottofondo si sentono spari. Sono altre immagini dell'attacco dei miliziani di Hamas al Rev Party. Almeno 130 gli ostaggi nelle mani degli integralisti palestinesi, tenuti nascosti nei cunicoli della striscia. Sono in maggioranza israeliani, ma non mancano americani, tedeschi, thailandesi. Col passare delle ore escono fuori nuovi volti e storie dei rapiti alla festa nei kibbutz appena oltre il confine. Due gli spagnoli coinvolti, uccisi, feriti o rapiti, nessuno lo sa. Questo giovane è sopravvissuto al massacro del Rev Party. Sono stato in due guerre nella mia vita, racconta, e non ho mai visto niente del genere. Corpi ovunque. A loro non importava se eri uomo o donna, giovane o vecchio, sono assassini e quello che hanno fatto non potrà mai essere perdonato. Questo video ci arriva da Shaked Daran, è una residente del kibbutz Beri. Sabato mattina 11 membri della sua famiglia, compresi tre bimbi piccoli, sono stati rapiti. La loro casa è stata rasa al suolo. Dopo aver provato per ore a contattarli telefonicamente, un miliziano di Hamas ha risposto e detto in ebraico stentato che erano stati rapiti e portati a Gaza. Questo è il papà di Noar Gamani, la 25enne rapita insieme alla fidanzata durante il festival. Ha il cuore spezzato perché, racconta tra le lacrime, non è riuscito a proteggerla come ha fatto da quando è nata. Dopo l'Egitto anche il Qatar prova a mediare per il rilascio degli ostaggi. Nessuna trattativa, afferma Hamas, che promette di trattarli in modo umano e dignitoso. C'è da credergli?